No, chiedo anche a te le emozioni, insomma, di questa partita. Ma è, forse è difficile spiegarla a parole, tornare qua all'Allianz è sempre un'emozione grande. Siamo contente di essere tornate qua, ma soprattutto di aver vinto oggi. Arianna, io ti chiedo cos'è cambiato, perché lo scorso anno è una stagione molto difficile, adesso anche nella sfida con la Sampdoria in Coppa avete una consapevolezza, una forza che siamo passati più anni. Ma ovvio, l'anno scorso è stato un anno difficile, senza dubbio, però quest'anno siamo partite col piede giusto, ci sono stati tanti cambiamenti e siamo dentro al cambiamento, quindi stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così. Arianna, quanto orgoglio c'è per essere il capitano di questa squadra? Ma sono contenta, ovviamente il capitano è Gama e quando Balle non è in campo si va per presenze, quindi avendo più presenze indosso la fascia, quindi sono orgogliosa e contenta. Oggi hai fatto una partita di grande gestione, no? Forse meno incursioni, ma molta gestione e molta intelligenza come serviva per una partita del genere. Volevo chiederti, sei partita con Schatzer vicino, che abbiamo già parlato anche con, anzi ha dimostrato una personalità pazzesca, volevo chiedere un commento tuo su di lei. Assolutamente, è giovanissima e penso che oggi non era facile giocare davanti a così tanti spettatori per l'età che ha e le faccio i miei complimenti, secondo me ha tanto talento e deve continuare a far bene perché è una giocatrice veramente di prospettiva. Senti, Arianna, tu che hai vissuto tutti gli anni qui dall'inizio, ti sembra questa Juve assomigliare più alle prime, per fame, per cattiveria, rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi 2 anni, al di là del risultato, proprio come atteggiamento? Sì, assolutamente, l'atteggiamento è quello giusto, dobbiamo continuare a fare così, ovviamente noi pensiamo partita dopo partita e in questo momento sta funzionando, quindi speriamo di continuare così. Fra Prossimo impegno in Champions League, come te lo aspetti? qualche ora praticamente. Un aspetto difficile è appunto tra 2 giorni, quindi dobbiamo recuperare energie, incontriamo una squadra davvero forte, però faremo sempre il massimo come sempre. Faccio io una domanda un po' scomoda, antipatica. No, mister Canzi ha detto, chiedo scusa, Spugna ha detto la Juve ha vinto, ha meritato, ha giocato meglio, però i due gol sono irregolari, entrambi in fuorigioco. Volevo chiederti se dal campo siete accorte, se ci sono stati scambi con le vostre rivali giallorosse. Sinceramente me lo sta dicendo lei, non sapevo che erano irregolari, non lo so. E io esco dal campo che abbiamo preso i 3 punti, quindi questo è quello che conta. Grazie. Grazie.